meglio evitare inutili. Con l'elicottero il top è come l'agio, ho visto da Nicola Ninja, sì. Si è passato lì da dove girava scuro. Sono le 10 e un quarto, 10 e 20, è caduto, c'è stato un grande smottamento che ha preso un mezzo versante dalla montagna e ha scaricato sulla strada provinciale, invadendo completamente la sede per un tratto di 70-80 metri lineari. Ci sono circa 4-5 mila metri cubi di materiale che sono scesi e in questo momento i geologi stanno verificando la tenuta del versante che è rimasto in piedi, anche se pare che ci siano ancora delle situazioni di pericolo. Il territorio è estremamente fragile, ogni volta che il maltempo dice la sua, il territorio manifesta tutta questa sua fragilità, quindi è evidente che è un tema molto caldo, è un tema che attenziona tutti gli amministratori e quindi il nostro impegno è volto a cercare di prevenire queste situazioni, anche se comunque, come ho già detto anche in altre occasioni, non è assolutamente facile. Si stanno facendo i primi interventi di disgaggio perché ovviamente bisogna mettere in sicurezza prima di tutto i lavoratori che dovranno poi intervenire per pulire la strada. Sono state fatte anche delle verifiche circa il fatto che non ci siano o che si scongiuri la presenza di macchine che sono transitate durante la frana di questa notte. Sembra che dai primi rilevamenti che sono stati fatti dalle telecamere non dovrebbero esserci problemi di questa natura, però ovvio che in questi casi bisogna utilizzare sempre prudenza, per cui insomma adesso la prima fase sarà quella di mettere in sicurezza chi dovrà fare i lavori e poi si procederanno a fare i lavori che comunque consisteranno in qualche giorno, perché evidentemente il materiale che è sceso è parecchio, stiamo parlando di qualche decina di migliaia di metri cubi. E quindi insomma un lavoro che bisogna fare con cautela, prestare attenzione e per il quale occorrerà un po' di tempo.